Ciao a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Geek Voice. Oggi siamo in diretta con il gaming. Oggi è venerdì, quindi è la giornata del gaming e avremo in diretta con noi Davide Magaraggia, Davide Maga, che è un lo conoscerete sicuramente se seguite TikTok, Instagram, è un super esperto di videogame e di supereroi. Ha un negozio che si chiama Il Mondo Virtuale, che è a Valdagno, in provincia di Vicenza, e racconta la sua vita nei social, racconta la sua vita quotidiana di persona che appunto ha un negozio di videogame, fumetti, collezionabili, eccetera, e quindi racconta in maniera molto anche divertente le sue interazioni con i vari tipi di clienti. Quindi adesso vediamo se Davide c'è ed è in diretta. Ciao Salvio che ci saluta e adesso vediamo se Davide arriva in diretta e poi lo chiamiamo a partecipare. Aspettate solo un attimo e arriviamo. Eccolo qua. Eccolo. Se Davide si collega e poi iniziamo. Ciao. Ecco, ciao Davide, come Ciao, stai? ciao. Bene, bene, te tutto bene? Bene, bene, grazie, tutto a posto. Sì, tutto a posto, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito, innanzitutto. Grazie a voi. Grazie e congratulazioni perché so che c'è un nuovo arrivo in famiglia. Io ti seguo tantissimo su Sì. TikTok, Sì. che è Samantha, quindi congratulazioni davvero. Grazie. Che arriverà a giugno, Sì, giusto? verso metà, fine giugno arriva e scatenerà una rivoluzione in famiglia. Certo, stai già iniziando a comprare i vestitini, cose, ho visto le scarpine di Sì. Batman, tutto giustamente, Sì, per giustamente. forza, per forza. Bisogna perché sarà un'esperienza nuova per me, però spero di affrontarla al meglio. Dai, Ma sicuramente. ci sono tanti che non hanno avuto problemi, spero di essere uno di quelli, dai. No, no, ce la si fa, con fatica, ma neanche tanta, ce Sì. la si fa, è molto, molto bello comunque, sicuramente. Senti, allora, io ti ho presentato velocemente, ma immagino che molte persone che stanno guardando la diretta ti conoscano già perché tu sei super attivo anche sui social, hai un canale TikTok fantastico e tu hai un negozio, giusto? Sì, Che si chiama Il Mondo Virtuale. ed è a Valdagno in provincia di Vicenza. Sono in negozio in questo momento, anche perché la Ecco. connessione migliore ce l'ho in negozio, quindi onde evitare, sono venuto su un po' prima per fare appunto questa diretta. Ok, da quanto è aperto il negozio? Da quanto tempo ce Allora, l'hai? dal 23 ottobre del 2010. Ah, ok, quindi insomma da un pochino. Mi chiedono Sì. di far vedere la felpa che hai, perché Ah, tu hai ok. sempre delle felpe pazzesche. Con Ah, la felpa di Venom oggi. Eh sì, ok. mi piace venire in. Diciamo che il mio outfit è il mio outfit da lavoro. Dopo, quando vengo in negozio, io sempre ho un cappello a tema o videogiochi o supereroi e una maglietta a videogiochi o supereroi. Dopo, quando vado in giro, no, diciamo che quando vado in giro sono in borghese. Però in negozio sono sempre così. Ormai mi piace così, mi sono abituato l'armadio da lavoro e l'armadio da festa. Giusto, mi sembra giusto. Senti, tu nel tuo negozio hai videogiochi, però hai anche fumetti, Sì. collezionati, cioè, hai tutto quello che ruota intorno al mondo. Allora, il mio negozio, se parliamo del livello di videogiochi, là ho un po' di tutto, sia retro game che videogiochi ovviamente attuali, che vai dalle ultime console come PS5 fino ai giochi per appunto il NES. Ho portato il cappello apposta per omaggiarlo. E dopo invece di fumetti, io sono prettamente incentrato sul mondo supereroistico perché ho specializzato il mio negozio anche come e gadgettistica come oggetti del mondo supereroistico. Dopo, ovviamente, ci sono i Funko Pop che sono un po' di tutto, però se uno viene al mondo virtuale per cercare qualcosa da leggere o da un collezionabile, viene per trovare i supereroi. So anche che tu fai anche delle cose nelle scuole, fai delle conferenze tipo nelle scuole a tema supereroi. Allora, quando si poteva andare nelle scuole, perché purtroppo l'anno scorso sono riuscito a fare solo due classi all'inizio, verso fine gennaio, inizio febbraio, dopo è scoppiato il finimondo. E grazie al progetto Giovani di Valdagno, che io ringrazierò sempre in tutti i miei video, perché è stato lui a permettermi di entrare nelle scuole, perché lo sappiamo tutti, entrare a parlare nelle scuole non è così semplice.
Cioè, non è che tu puoi andare là e dico, bene, oggi vengo io, parlo di supereroi in questo caso. Bisogna per forza avere comunque un appoggio. Il progetto Giovani è un ente che lavora con il comune di Valdagno e mi ha presentato per questo progetto che si chiamava Valdagno che legge, che c'è il mese della lettura qua a maggio nel nostro comune. Però dopo si è ampliato, quindi non solo in quel periodo lì, sono andato nelle scuole elementari e medie a parlare dei supereroi e a dire i buoni propositi che portano e anche gli esempi positivi, perché è facile magari guardare solo un film o leggere fumetti sporadicamente senza capire cosa ti dà un personaggio. E spiegato ai bambini, perché sei adulto lo capisci comunque, però spiegato ai bambini e ai ragazzi, oltre ad incentivare alla lettura, che è una cosa secondo me ottimale, bisognerebbe leggere molto, molto, molto di più ogni giorno. Me ne accorgo da tantissime cose. E gli dai anche uno stimolo per intraprendere un po' una passione nuova. Certo. Senti, la domanda di rito è come ti sei invece avvicinato tu al mondo dei, in particolare dei videogame, quando Beh, eri bambino, quali sono i primi giochi che hai giocato? guarda, è stata una cosa molto semplice in realtà. I miei genitori, quando avevo 2 anni, cioè veramente 2 anni, per moda, per novità, eccetera, mi avevano comprato la NES, la Nintendo. Un po' forse anche per giocare da solo, ma con mio papà. E da lì, piano piano, mio papà non ha assolutamente passione di videogiochi, Però forse la novità, forse la pubblicità me l'hanno presa. E da lì ho iniziato a giocare a Super Mario. Cioè, i miei primi ricordi quando ho un controller, un pad in mano, sono con Super Mario, con questo controller qua, appunto. E da lì dopo è partita la passione, mi sono appassionato di mio. I fumetti sono arrivati qualche anno dopo, perché sono arrivati a 5 anni, quando mia nonna al mare, lo racconto sempre, mi ha portato dentro l'edicola classica di una volta con tantissimi giornali. Un attimo, che qua è appena passato il mezzo che pulisce le strade, è appunto un casino eccezionale. E mia nonna mi ha detto: prenditi un fumetto. Si aspettava che prendessi Topolino, invece ho comprato Devil e Hulk. Quindi da lì è partito. Comunque, i videogiochi, i fumetti mi hanno sempre accompagnato da quando ero piccolo. E penso a 6 o 7 anni, quando mia mamma mi faceva la solita domanda di rito: cosa vuoi fare da grande? Io voglio aprirmi un negozio. E l'ha sempre buttata sul ridere, ma io non ero Non stavi così. scherzando. Esatto. Certo, ma i tuoi videogiochi preferiti di sempre quali sono? A parte Super Mario, Allora, che vabbè, Super Mario, ovviamente. io amo tutti i videogiochi di tutti i tipi, bene o male, però sono un Nintendaro dentro. Quindi Mario ha una fetta importante della mia passione. Però ci sono dei videogiochi che si sono evoluti dopo, in base anche alla mia esperienza, a tutto quello che comunque mi piace. Io amo la Capcom come casa di videogiochi, quindi Devil May Cry, quindi Resident Evil e i giochi single player. Dopo mi piace anche tantissimo il mondo arcade, perché sono stato tantissimo anche in sala giochi. Fino all'ultimo io ho resistito in sala giochi con il sacchetto di gettoni, esatto. E quello, secondo me, è stata la mia forza per avere la passione per fare tutto quanto, perché forse da un certo punto di vista adesso è più bello da una parte, ma è più brutto dall'altra parte. Quindi io cerco sempre di mediare in base alle mie comunque esperienze e raccontare le mie esperienze nei social e in negozio, perché i ragazzi di oggi hanno un approccio al videogioco nettamente diverso rispetto a noi. Ecco, infatti l'altra domanda che ti avrei fatto è, in base alla tua esperienza quotidiana anche come nel negozio, come è cambiato proprio il mondo dei gamer rispetto a quando giocavamo noi da piccoli o da piccoli da ragazzi, o rispetto invece a quando adesso vedi la tua clientela, cioè tu hai proprio il polso della situazione, insomma. Allora, è cambiata drasticamente, se posso dire, anche in maniera troppo veloce, forse da un certo punto di vista. Allora, abbiamo un videogioco più incentrato sul multiplayer online. Non abbiamo più l'esperienza da soli a casa. Ci sono giochi, io parlo sempre per massime, nel senso guardo le Certo. statistiche, perché ci sono tantissimi giochi ancora bellissimi in single player, ma però il multiplayer, giocare con gli amici, ognuno a casa propria,
con le cuffie in rete e tutto il resto, ha fatto molto. Però si è perso un po' il bello di giocare tutti nella stessa stanza. Io quando ero più piccolo andavo con il mio controller a casa del mio amico, ci trovavamo in 3-4 a giocare a Super Smash, per dirti, su GameCube, ma tante robe del genere. Adesso è un po' diverso. E adesso c'è l'era digitale, nel senso che tanti prendono il videogioco magari non in copia fisica, e te lo dico a malincuore, avendo un negozio comunque che vende videogiochi, ma possono prenderla anche in digitale. Il che, lo dico con estrema onestà, non è un male e non è un bene, nel senso che secondo me i videogiochi, come i film, come la musica, devono avere tutte e due le possibilità. Cioè, e devi dare la possibilità ai ragazzi di acquistare il gioco fisico se hanno voglia, gli adulti o chi per essi, e prendere i giochi in digitale se hanno voglia di non avere il supporto fisico. Perché onestamente a me piace avere la collezione, io più videogiochi a casa meglio è. E mi piace perché comunque sono figlio della vecchia scuola, quindi aprire il videogioco, il rumore del nylon che si toglie, e anche guardare la libreria, scegliere in questo momento cosa giocare, per me è da motivo di soddisfazione. E magari un ragazzo che non è cresciuto in questa maniera, avere il disco o avere il file è la stessa cosa. Ci sono mille discorsi da fare. Discorso del posso rivenderlo come usato. Il discorso di Certo. magari in digitale a volte ci sono delle offerte, lo pago meno. Ci sono i pro e i contro dappertutto. Secondo me, leggo sempre di guerra tra fisico e digitale. Secondo me, il bello è ognuno faccia quello che vuole con il proprio gusto, il proprio cuore. E secondo me, però, è giusto che resistano tutti quanti in varie cose. Per chi definisce, secondo me, il supporto fisico obsoleto, ricordo da negoziante, ma non solo da appassionato, che c'è gente che non ha ancora internet a casa. Io sono in Esatto. negozio perché la mia connessione a casa, io abito in cima a monte, e non va bene, confronto magari al centro del comune. Quindi ci sarà sempre un'evoluzione, ma secondo me, magari di più uno che l'altro, però ci sarà sempre tutte e due, secondo me. Certo, ma in questo momento quali sono le richieste più forti come videogiochi? Cosa Allora, ti chiedono? adesso come adesso, ma sono anni che è così, i giochi più gettonati, specialmente in negozio, sono FIFA, GTA, perché si sa in Italia sono i giochi che vanno di più. Dopo ovviamente c'è Fortnite, però lì vai a ricariche, a skin. E per quanto riguarda comunque invece le console, bene o male, ti chiedono un po' di tutto. Però lasciamo stare tutti i discorsi che la PlayStation non si trova, la PlayStation 5 non si trova, l'Xbox si fa fatica uguale, in questo periodo mancavano anche le Switch, per dire, perché comunque ci sono stati dei problemi di produzione, quello innegabile. Però in Italia è un po' più gettonata la PlayStation perché è stata bravissima in questo, è entrata nell'immaginario collettivo, nel senso la mamma di solito non ti dice spegni la console. Ti dice magari spegni la PlayStation negli ultimi anni, quando negli anni 90 era spegni la Nintendo, quindi è un po' cambiato. Dopo ci sono mille fattori, c'è anche il mondo del PC, che lì ci sono veramente delle cose performanti, incredibili. Chi cerca la grafica, la potenza pura, deve andare su PC perché ha delle caratteristiche, anche un modo di giocare diverso. Personalmente, ormai a 33 anni con la famiglia e tutto, preferisco andare a casa, inserire il mio disco nella mia console, ma capisco benissimo chi invece vuole fare il PC a bomba, quindi dipende, e sono tutti gusti, secondo me tutti quanti Tu hanno pane per i loro denti. cosa stai giocando adesso, in questo Allora, momento? proprio ieri ho iniziato Ghost Resurrection, che è uscito per Nintendo Switch, che è il gioco che era uscito per cabinati, ma dopo è uscito anche per NES. Insomma, è uno dei miei giochi preferiti, ed è della Capcom. Ho Sir Arthur tatuato qua sulla spalla io. Adoro quel Dai. gioco lì, mi fa incazzare come poche robe nella vita, però è bellissimo.
Perché tu hai anche i tatuaggi a tema gaming. Bene, ho qualcuno, sì, ho tatuaggi in generale io perché avendo mia moglie appunto che fa Infatti, tatuaggi, tua ho moglie diversi sta. tatuaggi colorati, quindi ho due tatuaggi dedicati ai videogiochi, sì. Tua Quindi moglie lavora sempre lì a Valdagno, allo sì, studio è Valdagno. a 200 metri da qua. Ma anche lei è una gamer? Allora, lei gioca qualcosa? Allora, da piccola, sì, adesso con... Non sembra, ma avere due attività da soli per conto proprio non è proprio così semplice No. far tutto fra lavoro ufficiale, nel senso il lavoro in negozio o in studio da lei. Tutto quello che devi fare per promuovere la tua attività sui vari social e lei più. Non è come andare, che ne so, dal parrucchiere, ti tagli i capelli e basta. Lei deve fare il No. progetto, deve disegnare e quindi lavora anche a casa. E quindi ha poco tempo per giocare, però tipo l'ultimo gioco che ha giocato è stato SpongeBob, perché lei adora quel personaggio lì, se l'è giocato sulla Nintendo Switch perché aveva voglia di giocare a quel gioco lì. Dopo magari gioca con me ogni tanto a qualche gioco multiplayer, Mario Party o roba del genere, però lei più che altro mi guarda giocare quando gioco ai giochi in single player, perché in quel momento lei sta disegnando, quindi non è mai ferma mia moglie, devo darle Ah, del merito. ok, fai progetti dei tatuaggi mentre tu giochi Sì, così. Ah, sì, sì, sì. Infatti ogni tanto glielo chiedo come fa, per lei è naturale, io alzo le mani e ho detto bravissima, io non sono capace di disegnare neanche un sole, sembra un germe il mio sole, però è così. certo, sì, quello è un talento particolare. Senti, invece parlando di supereroi, lo so che sarà molto difficile, ma il tuo Ah preferito? no, è molto semplice in realtà perché Ah, sì. io è una domanda che penso mi facciano ogni giorno. Sì. E ogni giorno, allora, il mio è anche l'unico tatuaggio a tema supereroe che ho il simbolo di Flash io ho tatuato perché il mio Ah, ok. personaggio preferito è Flash. Dopo, se guardiamo le storie, i film, eccetera, ho un preferito per ognuno. Però il supereroe col superpotere che mi piace di più da sempre è Flash. Io adoro quel personaggio lì, adoro il suo background e io quando ero più giovane, anche, gioco a calcio ancora adesso a livello amatoriale, però correvo veloce, quindi Flash era per me la roba più bella che si potesse vedere in TV perché guardavo le serie TV e leggevo i fumetti. Un punto d'arrivo, insomma, per la velocità, Esatto. assolutamente. Senti, tu hai questo canale TikTok bellissimo in cui, vabbè, parli di videogiochi, di fumetti, eccetera, però fai anche vedere molto della tua esperienza di, cioè, nel senso, è una versione molto ironica e molto divertente. Penso che, vabbè, le persone che ti seguono lo conoscano bene, ma magari qualcuno che segue anche noi, non... allora andatelo a vedere, Davide Maga. Perché è molto carino, soprattutto quando tu interagisci con i tuoi clienti o almeno con dei prototipi di clienti che entrano nel tuo negozio. Mi E... fa sempre ridere quando ne parlo. No, è molto divertente perché oggettivamente sono dei personaggi, insomma, le cose più strane che ti succedono sono abbastanza. Quindi ti chiederei la categoria che proprio non riesci a sopportare ancora adesso, nonostante tanti tanti anni di esperienza, e invece quella che ti diverte di più, anche se magari sono un po' strani, ecco. Allora, io prometto che tutti i video che ho fatto su TikTok, penso, quelli ovviamente parliamo dei clienti, vita da negoziante in questo caso, Sì. e a parte uno che me lo sono inventato perché mi faceva troppo ridere, il resto è successo. Ovviamente romanzi, pompi di più sul fattore comico, però sono successe. Allora, ti rispondo semplicemente che... Il cliente, non esistono clienti cattivi o più bravi o meno bravi, eccetera, perché io sono vecchio stampo, nel senso, io ringrazio tutti i miei clienti per il semplice fatto che con tutta la tecnologia che c'è adesso, con tutti i posti dove comprare la roba, quando un cliente viene da te, o perché gli fai ridere, o perché gli dai un servizio migliore, o perché gli dai assistenza, o anche solo per comodità. Sono loro che mi danno da vivere, quindi vado avanti grazie a loro e per questo li ringrazierò sempre. Sono io molto orgoglioso dei miei clienti perché se sono qua da quasi 11 anni è anche per loro. Detto questo, il cliente che però, quello che non, secondo me non andrebbe bene in nessuna parte, è il cliente maleducato. Non tanto perché sia una roba che non puoi sopportare perché... Da negoziante, specialmente all'inizio, aperto, avevo 22 anni, venivano dentro e mi chiedevano dov'è il mio titolare e come faccio ad aver aperto un negozio del genere, un boccia, come si dice qua in dialetto. E, però
i clienti maleducati sono quelli che mi hanno sempre dato un po' fastidio, anche perché tu sei lì per ovviamente vendere e per portare a casa la pagnotta, però sei lì anche per portare la tua esperienza, eccetera. E quando, almeno io parlo per me stesso, consiglio un fumetto, consiglio un videogioco, ti consiglio una roba che secondo me è bella, non tanto per venderla, perché se no non torni più. Se io ti consiglio un videogioco brutto o un fumetto brutto, non vieni più da me, no? E con tutte le possibilità che ci sono adesso, perché devo consigliarti una roba che mi va contro i miei interessi? Anche perché, siccome faccio gli ordini io, non è che prendo roba che so che magari non potrebbe andare, capito? E Certo. quindi mi va bene così. Quindi, magari cliente maleducato, quello purtroppo ogni tanto capita, ma sono molto meno presenti di quello che la gente pensa. E quelli che invece mi fanno più ridere sono i finti esperti, ma non tanto perché veramente non sappiano le cose, ma perché quando tu sei ho un po' di esperienza, no? E quando ti dico una cosa che sono sicuro perché ho i dati davanti o perché fa parte della mia vita, e mi fanno le battute, cioè, ma ci sono state veramente tantissime cose che mi hanno fatto ridere. Io ne porto sempre degli esempi. Qua parliamo tanto di supereroi, appunto, no? Questo signore che entra e mi fa: io sono un grande esperto di supereroi, li leggevo quando ero piccolo, eccetera. E la Marvel l'ho letta tutta. Qual è il tuo supereroe Marvel preferito? Li fa. Cioè, lui mi risponde: Batman. E tu cosa vuoi dire in quel momento lì? Cioè, Niente. e allora ti viene da ridere, no? E dopo ti faccio un TikTok quando passa un po' di tempo, perché ogni tanto capita. Ma guarda, che questa ve la racconto perché fa ridere. Quando l'ho messo su TikTok, è andata virale qua, ma perché faceva troppo ridere la scena. Un signore avrà avuto 50-60 anni, perché di solito sono quelli che fanno le battute più strane. E mi ha detto: per fortuna che ci sono stati gli 883. E io lo guardo e gli dico: in che senso? Stavo guardando la libreria dei fumetti. Mi fa: perché se no non avremmo avuto l'uomo ragno. E cosa gli rispondi a uno così? Cioè, co cosa, cosa, Niente. cosa fai? Cosa gli dici? E tu dici: ok, cioè non puoi dirgli no, perché se no finisce più. Ecco, No, quindi. non finisce più, non finisce assolutamente più. Ecco, è così. Comunque è anche il lato divertente del mio lavoro. Adesso addirittura ci sono dei ragazzi che mi guardano anche i video, mi fanno: guardi, faccio questa domanda, non mettermi su TikTok. Mi mettono già le Certo, battute. perché adesso saranno. Continuano a chiederci dov'è il negozio di Ah, Davide, è a Valdagno, in Valdagno in provincia di provincia di Vicenza. Dimmi Vicenza. anche l'indirizzo, così diamo Ah, l'informazione via completa. Garibaldi 42 a Valdagno, provincia di Vicenza, in Veneto. Ok, quindi è in centro storico, ti Sì, trovano. sono il penultimo negozio del centro storico di Valdagno. Quindi Ok, sono quindi proprio. ci sono. Sì, sei in mezzo proprio al. Sì. Quindi ci sono quelli che ti dicono non mi mettere su TikTok adesso, Sì, certo, perché saranno. mi fanno qualche battuta. Dopo, ovviamente, c'è sempre. Io quando mi sono messo a fare video su TikTok, mi sono messo perché Samantha mi ha detto: guarda che bel social network, fa ridere, no? E io su YouTube, ti faccio gli esempi, YouTube porto i video dei supereroi o comunque del mondo supereroistico, quindi parlo di fumetti, do un consiglio su un fumetto che mi è piaciuto, oppure apro una statua dei supereroi o del mondo del cinema, dei videogiochi, o la solita recensione della serie TV o dei film, comunque a tema il 95% supereroistico. E lì era più serio, insieme a un mio amico Dalma ci siamo messi a fare questa roba qua ancora nel 2016 e tutto sommato è andato anche abbastanza bene, sta andando bene anche adesso. Mi sono messo ovviamente come tutti su Facebook e su Instagram per pubblicizzare l'attività, però mettendo sempre il mio nome perché alla fine è il mondo di Maga, cioè avrei potuto chiamarlo così il negozio, però ci sta. E allora lì presenti la roba, fai magari una battuta, una storia, eccetera. Su TikTok ho visto il target d'età che è molto giovane ed è vero. Perché di norma adesso hanno messo la limitazione a 13, ma fino a poco tempo fa, dei 10-15 anni ce n'erano una miriade. E ho deciso: perché non faccio vedere il mio lato comico? Perché mia moglie mi ha sempre detto: ma fai lo scemo, fai le battute, però non le mostri mai sul web. E un po' mi vergognavo all'inizio di fare sta roba qua. E dopo, invece, piano piano mi sono messo a fare anche quelle battute lì. Ho visto che i clienti anche, perché mi hanno dato subito dei feedback positivi, perché i primi che si sono iscritti sono i miei clienti del negozio, e poi pian piano è cresciuto e sono felice.
Il mio obiettivo, l'ho sempre detto, non è diventare l'influencer del mondo, diventare. Mi piace far vedere il mio mondo, la mia attività e farmi conoscere per quello che amo fare. E ho molta più soddisfazione avere delle persone che mi seguono e si divertono e poi vengono a trovarmi in negozio che magari avere 5 milioni di follower solo perché sono un figo, cosa che non è, però un figo della Madonna con i muscoli, capito? E No, quindi certo. ho deciso così. Beh, mi sembra che le cose stiano andando benissimo perché comunque ti seguono in molti, vedo che i tuoi video comunque sono oltre che seguiti, c'è molta interazione, la gente Sì. si diverte, ti seguono anche e comunque in qualche modo porti anche questa conoscenza dei fumetti e dei videogiochi in una maniera comunque professionale perché tu cioè, comunque sei un esperto, quindi al di là dello scherzo e di tutto hai un'esperienza di tantissimi anni in questo campo, per cui insomma unendo alla parte ironica unisci anche poi delle informazioni vere e proprie sulle uscite. Senti, ti faccio un'ultima domanda che poi devi andare a aprire il negozio. Qual è il gioco che stai aspettando disperatamente? Quel videogame che vedi ora che esca? Allora, in realtà attualmente ci sono tanti, tanti titoli che un po' mi stuzzicano. Più che altro, da possessore già delle console di nuova generazione, vorrei un gioco che spingesse tantissimo le console. Quindi, se proprio devo dire il nuovo God of War su PlayStation 5, non vedo l'ora che arrivi. E per quanto riguarda Xbox Series X, Fable. Io Fable lo adoro, lo amo da tantissimi anni, è mancato in tutta la generazione Xbox One e spero che esca veramente un titolone della Madonna, come si suol dire proprio da noi appassionati. È così. Quindi spero che comunque arrivi presto. Dopo ovviamente va tanto a gusti. Perché se io posso avere un gusto diverso rispetto magari a tanti altri giocatori, magari più giovani, che aspettano il nuovo Call of Duty, il nuovo FIFA, il nuovo gioco multiplayer Certo. con super ansia. Per il semplice fatto che ho un'esperienza, come abbiamo detto prima, molto diversa. Io comunque sono un affezionato dei giochi anche di Mario, quindi fino a poco tempo fa avevo aspettato il nuovo Super Mario, anche se hanno rifatto un gioco vecchio che era uscito per Wii U, che era il Super Mario 3D World, e adesso l'hanno rifatto con l'espansione, eccetera. Io aspetto quelle robe lì. Vediamo, in realtà è molto cambiato il mio approccio ai videogiochi a livello di hype rispetto a tanto tempo fa. Una volta non vedevo l'ora che che arrivasse il Day One. Adesso sono un po' più tranquillo perché ho talmente tante altre cose da fare che ho tanti impegni e per fortuna da un lato perché se sono qua anche comunque a fare un'intervista con voi a parlare è perché mi do anche tanto da fare da un certo punto di vista, sono anche tutto sommato orgoglioso perché porto quel poco che c'è perché alla fine sono 41 metri quadrati il mio negozio, non è che ho una catena o un Pensavo centro fosse commerciale. gigante, Cos'è? cioè dai video io pensavo fosse gigante il tuo negozio perché sembra enorme. Ma magari, Sono magari le sono stato bravo ad incastrare tutto quanto sì. ed è sempre in evoluzione perché adesso sto pensando dei nuovi mobili, sto pensando a una nuova esposizione. Non ti fermi mai, e forse anche il bello di essere negoziante, di essere padrone di te stesso, e forse anche la fortuna, che questa veramente lo dico a tante persone, la fortuna di fare il lavoro che mi piace e c'è. Consiglierei il mio lavoro a qualcuno? Assolutamente no, attualmente. Cioè, lo dico spesso, so che sembra una roba tipo una paracula, No. passami il termine, però in realtà ne ho visti tanti negozi come il mio e tanti negozi non farcela perché è un periodo difficile e bisogna essere fortunati oltre che a bravi. Quindi io mi ritengo fortunato da quel punto di vista lì. Ho avuto una buona accoglienza dalla mia valle dove sono e anche per fortuna una spinta dai social network perché è innegabile, non è la stessa cosa lavorare adesso e non è la stessa cosa quando praticamente avevo aperto nel 2010. È tutto diverso, completamente diverso. Eh sì, è un mondo comunque in evoluzione, quindi poi sarà diverso anche nei prossimi anni. Sì, Davide, io ti continua. ringrazio tantissimo, sei stato super gentile e grazie davvero per questo incontro e
Un bacio a te e a Samantha soprattutto. Certamente, Grazie. certamente. Ciao Grazie Davide, mille. grazie mille. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo venerdì prossimo con l'appuntamento GQ Gaming e seguite comunque gli altri appuntamenti di GQ Voice in settimana. Grazie a tutti. Ciao.